Buon pomeriggio a tutti. Riprendiamo con la serie di incontri. Stiamo aspettando che arrivi sul palco una delle due relatrici. Amy Murphy di FBK è già con noi. Francesca Cagnacci dell'Università degli Studi di Trento sta arrivando. Parliamo di Wildscope, quando anche il bosco diventa smart. Una sinergia tra l'Università di Trento, la Fondazione Edmund Mack e la Fondazione Bruno Kessler per monitorare gli animali in ambiente selvatico attraverso l'utilizzo di una tecnologia innovativa che permette di sapere sia dove gli animali si trovano, ma anche di monitorarne le interazioni con gli altri individui. Quindi la smart city che si sposta nel bosco praticamente. Sì, perché il bosco è intorno a noi. A te la parola, Amy, se vuoi iniziare. Francesca sta arrivando. Buongiorno a tutti, io aspetto che cominci la Francesca. Nel frattempo io sono Amy Murphy, sono dalla Fondazione Kessler. Io parlo della parte di tecnologia e Francesca parla della parte di biologica, quindi siamo un po' divisi, però lavoriamo insieme e facciamo questi bel progetti. Esatto, infatti direi che questo sia proprio l'aspetto peculiare del nostro progetto, il fatto che integriamo non solo tre istituzioni di ricerca trentine, la Fondazione Kessler, la Fondazione Mach e l'Università di Trento, ma anche diverse competenze per ottenere un risultato comune. Quindi siamo smart e siamo anche interdisciplinari. Come ha detto Amy, io sono una biologa, quindi in qualche modo ho posto dei problemi ai miei colleghi dell'Information Communication Technology e insieme abbiamo capito quali erano le esigenze e abbiamo poi loro hanno sviluppato le tecnologie, noi le abbiamo testate e abbiamo in questo modo ottenuto un progetto comune. E quello che è fondamentale capire è che la possibilità di applicare la tecnologia non c'è solo in città, anche se giustamente l'evento si chiama Smart City, perché noi colleghiamo la tecnologia alla presenza umana, ma è possibile applicarla anche agli animali. Perché? Perché noi vogliamo studiare gli animali nel loro habitat. Questo ha un grande vantaggio perché possiamo comprendere non solo quelle che sono le loro esigenze, ma anche quali sono i possibili impatti sia degli interventi umani diretti sia di quelli diciamo macroscopici, come ad esempio i cambiamenti climatici. E quando diciamo che studiamo gli animali possiamo pensare a diversi esempi dei loro comportamenti, ad esempio come si spostano. Questa è un'immagine che forse molti di voi, se hanno visto qualche documentario, ha presente, la migrazione degli gnu nel Serengeti. E in realtà quello che intendiamo per spostamenti è qualcosa di molto vario, di molto complesso. Può essere questo, cioè una migrazione di massa che impressiona per la complessità, per la distanza percorsa, per la numerosità di animali che sono coinvolti, ma possono essere anche i modi di occupare lo spazio che hanno gli animali che noi magari abbiamo visto nel nostro frutteto, nel nostro giardino. Molti di voi che abitano anche solo nelle colline di Trento avranno magari visto un capriolo arrivare e brucare qualche albero del giardino. È una cosa molto comune e molto bella che può capitare a chi ha la fortuna di abitare in questo contesto. E quindi è l'uno o l'altro? Quello che dobbiamo fare è di indovinarlo insieme, cioè cercare di tracciare gli spostamenti degli animali rispetto al loro contesto. Quello che anche possiamo ricordare è che noi tutti ci spostiamo moltissimo. La capacità di movimento è una delle caratteristiche fondamentali, pregnanti dell'uomo contemporaneo. La nostra capacità di spostamento è aumentata in maniera assolutamente esponenziale negli ultimi decenni, ma in realtà anche gli animali lo fanno. E ci possiamo chiedere perché, qual è l'esigenza alla base del movimento. Le esigenze sono quelle base della cosiddetta fitness, cioè che permettono agli animali di sopravvivere e di riprodursi. Quindi innanzitutto di nutrirsi, come in questo caso, che uno sia una preda o che sia un predatore, ma anche delle funzioni più complesse, per esempio la riproduzione. Vediamo in questo caso i parrocchetti
intenti alla riproduzione, oppure i lupi che ululano per fare gruppo sociale. E abbiamo anche però degli ostacoli al movimento, come ad esempio delle barriere, oppure delle barriere naturali, oppure imposte dall'uomo. In ogni caso possiamo dunque riassumere che la ragione per cui è necessario studiare il movimento degli animali è perché riusciamo a capire come gli animali si interfacciano con l'ambiente, come se fosse il punto di contatto tra la loro capacità di evolvere, quindi di avere una fitness, di sopravvivere e riprodursi, e il fatto che devono adattarsi all'ambiente circostante. Bene, come facciamo a studiare i movimenti degli animali? Siamo partiti dagli uomini, che hanno aumentato moltissimo la loro capacità di spostamento, e guarda caso con questa capacità di spostamento è anche aumentata in maniera esponenziale la possibilità di tracciare i loro spostamenti. Forse la tracciatura degli spostamenti è in assoluto quello che più ha colpito gli ultimi 10-20 anni della rivoluzione, diciamo, smart, e che in qualche modo condiziona tutta la nostra vita, no? Cioè il fatto di avere le tracce di Google sul telefonino, il fatto di potersi spostare sapendo sempre dove ci troviamo o dove vogliamo andare. Quindi non mancano gli strumenti online oppure disponibili come delle applicazioni per condurci da qualche parte, ma sappiamo anche che con questo viene il fatto che i nostri spostamenti sono registrati, sono da qualche parte in qualche server, quindi in qualche modo non solo noi siamo in grado di condurci, ma siamo anche appunto tracciati. Ecco, un po' la stessa cosa noi la facciamo con gli animali, tramite delle tecnologie, e questo è appunto l'argomento di oggi. Durante questo spazio di tempo non ci sarà soltanto un lunghissimo talk mio e di Emi, ma vorremmo farvi comprendere con mano quella che è la nostra possibilità di tracciare gli animali, e quindi avremo una vera e propria dimostrazione, una demo di come funzionano i nostri sistemi, che c'è ed è nascosta in questa sala. Il primo sistema che ha rivoluzionato in maniera assoluta la nostra capacità di tracciare gli uomini, e poi con un po' di ritardo anche gli animali, è sicuramente il sistema GPS, o comunque i sistemi satellitari. Quindi noi apponiamo delle device, degli strumenti tecnologici sugli animali, che in questo modo, in qualche modo ci trasmettono informazioni relative alla loro stessa vita, al loro stesso comportamento. Queste informazioni vengono ottenute tramite dei, ad esempio i satelliti per quanto riguarda il GPS, vengono accumulate nella memoria della device e, se possibile, scaricate ad esempio tramite la rete GSM. Quindi non solo non riusciamo a tracciare gli animali, ma riusciamo anche ad averne un'immagine immediata e continua. Un altro modo che abbiamo per tracciare gli animali è di nuovo simile a quello che anche nella nostra vita di uomini ha caratterizzato la possibilità di avere uno smartphone, cioè il fatto di sapere se esistono degli altri individui, degli altri uomini, delle altre persone con quello stesso tipo di tecnologia, cioè il Bluetooth. Ecco, analogo al Bluetooth c'è la possibilità di valutare il contatto tra animali. Allora cerchiamo un po' di capire la differenza tra queste due cose. Sul telefonino io ho il GPS, me ne accorgo indirettamente quando imposto Google Maps, voglio andare da qualche parte, vedo che ottengo una traiettoria, ma ho anche la possibilità di attivare e disattivare il Bluetooth, ad esempio per collegare il telefonino allo speaker della macchina, oppure all'altoparlante a casa, o ancora per vedere se vi sono altre persone nel contesto a cui trasmettere dei dati. Vediamo un po' la differenza di queste due componenti nel caso degli animali. Nel caso degli animali noi possiamo avere il GPS che ci dice in ogni istante, vedete gli orologi nella presentazione, dove gli individui sono. Veramente non è vero che in ogni istante dobbiamo
in qualche modo adattarci al fatto che fondamentalmente gli animali non possono ricaricare il collare la notte alla presa di corrente, no? Quindi non siamo ancora arrivati a quello, loro si portano dietro una batteria che deve durare per tutto il tempo dello studio. Quindi non possiamo consentire di svuotare la batteria in un attimo, dobbiamo accontentarci di qualche dato in meno, ma per un periodo più lungo. Quindi mettiamo ad esempio una localizzazione, come lo chiamiamo noi, ogni mezz'ora. Vedete, animale col collare rosso, animale con collare giallo, pallino rosso, pallino blu. E così quello che per esempio noi possiamo studiare in questo modo è la migrazione del capriolo sulle Alpi, che prima non era un evento conosciuto, mentre grazie a questa tecnologia abbiamo compreso, individuato e capito. Quindi come gli animali domestici che sono condotti dai pastori, anche gli animali selvatici d'estate stanno in valle, in inverno stanno in valle e d'estate migrano verso le altre quote per ottenere accesso alle erbe fresche, rinnovate dall'estate, che evidentemente aiutano una loro migliore fitness, una loro migliore risposta agli stimoli ambientali. Nello stesso modo, altrove, qualcuno ha verificato le migrazioni molto più importanti in termini di chilometri e anche abbastanza impressionanti per il numero di animali coinvolti, delle renne. Questo ha anche delle conseguenze importanti nella capacità di capire, dicevamo prima, gli impatti dell'uomo su questi spostamenti degli animali e quindi delle possibili difficoltà che gli animali possono subire per alcune presenze, alcuni impatti, alcune attività, alcune infrastrutture umane. Per esempio, le renne in Norvegia hanno questo piccolo problema, che sono bloccate dalle barriere. Ora, questa strada nel mezzo del nulla, in una montagna norvegese, a noi non sembra una grande barriera, giusto? Siamo abituati alle autostrade del centro e sud Europa, mentre gli animali la vivono come tale. Vedete che c'è il gruppo di renne in alto, si ferma, si blocca e non è capace di andare oltre. Questa difficoltà è stata appunto individuata tramite la tecnologia, quindi riusciamo anche a creare una situazione di coesistenza migliore. L'altro aspetto importante da tenere conto utilizzando la tecnologia GPS è che è vero che è molto comodo perché noi otteniamo tutti i dati comodamente sul nostro computer, ma è anche vero che c'è così tanto da scoprire che noi letteralmente possiamo seguire gli animali, cioè possiamo ricostruire la loro traiettoria e andare a vedere dove sono stati recentemente e perché sono stati lì. C'era per esempio una qualità dello strato erbaceo migliore, erano forse presenti delle specie arboree che gradivano particolarmente, c'era qualche ragione particolare, ad esempio la presenza di una tana, di un nascondiglio. Tutto questo prima non era di fatto possibile, mentre ora possiamo davvero arrivare a comprendere gli aspetti, diciamo, più intimi in qualche modo della vita animale. E se volete continuare con il parallelo tra uomo e animale, questo continua a valere, che ci piaccia o no, perché tutte le nostre tracciature vengono poi elaborate per capire le nostre quello che gradiamo, le nostre esigenze, quello che vorremmo acquistare, e ce ne accorgiamo tutte le volte che facciamo una ricerca sul computer e la volta dopo troviamo la pubblicità della cosa che avevamo cercato, giusto? Cioè sono tutti piccoli programmi che accumulano quello che noi abbiamo fatto per poi elaborarlo a favore di chi vuole venderci qualcosa oppure delle nostre stesse ricerche. Quindi è un po' lo stesso tipo di discorso, è una tecnologia che, diciamo, tira a sé anche la possibilità di arrivare più vicino alla singola personalità, alla singola capacità di reagire all'ambiente dell'individuo, che sia un uomo, che sia un animale, come in questo caso. Per farvi capire ancora meglio quello che noi possiamo fare, noi individuiamo, vedete in questa traccia, un punto dove l'animale, il capriolo in questo caso, è stato molto frequentemente ultimamente, e andiamo lì vicino. A volte chiedendo l'aiuto, vedete che c'è là in mezzo il capriolo,
In realtà quello è un capriolo finto, è un piccolo scherzo. Passiamo alla seconda tecnologia che ho citato. Vi dicevo, da un lato vogliamo individuare dove gli animali stanno e possibilmente andare a cercare che cosa c'è di così speciale nel luogo dove sono stati, dall'altro vogliamo anche vedere se è possibile creare delle interazioni tra diversi animali, esattamente come noi possiamo fare con gli infiniti social network a disposizione, oppure in maniera diciamo immediata tramite una tecnologia come il Bluetooth. Negli animali posso avere lo stesso tipo di esigenza, quindi vado a tracciare dove sono, oppure quando sono in contatto tra di loro. Quindi un sensore va a dire: questi due individui sono in contatto, questi due individui sono vicini, però non so dove lo sono. Quindi posso o sapere in generale che traiettoria compiono, oppure se sono o no vicini. Fino a il nostro consorzio non esisteva una tecnologia per mettere insieme queste due informazioni. Traduciamole in termini di smartphone. Vorrebbe dire avere la possibilità di tracciare con il GPS il momento in cui sono in contatto con un'altra persona. Questo viene fatto, facciamo poi parlare Amy di questo aspetto, può essere fatto anche con, quindi capite la differenza, un conto è dire ah tu sei in contatto ma non sai dove, oppure tu sei qui, invece sei in contatto quando eri in quel luogo, un po' analogamente a quando viene richiesto da un'applicazione, vuoi consentire a questa applicazione di rilevare la tua posizione? No? Ecco, questo è possibile in una tecnologia delle applicazioni smartphone, ma non era fino adesso possibile in un'applicazione come quella degli animali selvatici, e questo è quello che abbiamo fatto noi. Inserisco solo due motivazioni che facciamo queste due cose differenti. Come ha detto Francesca prima, usiamo il GPS però magari solo una volta ogni mezz'ora. Questo è perché usa molto la batteria. Invece questo di contatto, di sapere sostanzialmente quando io sono vicino a qualcosa, a qualcun altro, usiamo una tecnologia molto più simile a quella di Bluetooth. Conosciamo tutti intuitivamente che sul nostro cellulare possiamo usare il GPS magari per un'ora e vediamo il calo della batteria. Invece con il Bluetooth possiamo averlo acceso per più tempo senza avere questo impatto forte sulla nostra batteria. Esattamente questo trade-off che abbiamo fatto sugli animali. Se possiamo avere questa informazione di quando uno è vicino all'altro e poi usiamo questo come un trigger, come un punto di informazione, un punto di tempo in cui vogliamo chiedere più informazione. Quell'informazione in più è di sapere esattamente dove sono questi animali quando sono insieme. Adesso tu fai la... Esatto. Quindi mettiamo insieme le esigenze della tecnologia e le esigenze della conoscenza, per cui questo è il risultato. Nel momento in cui sono insieme, tagghiamo, diciamo, dal punto di vista dello spazio, prendiamo una localizzazione. Ripeto, questo è stato fatto dal nostro consorzio, si chiama WildScope, è la prima volta al mondo che è stato sviluppato una metodologia del genere, e abbiamo anche vinto un premio per questa ragione ed è tutta una produzione trentina, dovuta all'interdisciplinarità che è presente su questo territorio. Vi spiego velocemente la base di come questo funziona, forse sarebbe meglio che lo spiegasse Amy, perché lei la parte tecnologica, e poi, come vi dicevo, cercheremo di metterlo in atto. Se ci sono dei bambini che vorrebbero entrare, suggerisco di venire, perché c'è un gioco fra pochissimo e sarebbe molto bello che ci fossero dei bambini e dei ragazzini che ci aiutano. Ok, Amy, vuoi spiegare? Intanto io faccio vedere. Il GPS ci dà un'idea della posizione precisa, entro un paio di metri di dove siamo. Se vogliamo usare il Bluetooth invece non è così preciso.
cosa che possiamo sapere più o meno è quanti siamo distanti uno dall'altro. Non è che così preciso che posso dire io sono a 1.5 metri dalla Francesca e 3 metri da voi. Invece quello che vogliamo capire è quanto riusciamo di capire questa vicinanza. E con questa tecnologia sostanzialmente rileviamo il livello del segnale. Quindi se uno sente molto bene, siete più vicini. Quando sente più distante, se più distante, più lungo nel tempo. Non è preciso. Per avere più idea che dal nostro lato tecnologico, per dare più informazione al lato biologa, quello che abbiamo fatto sono diverse prove. Abbiamo messo la nostra tecnologia a diverse distanze uno dall'altro e poi abbiamo fatto un giro con un altro nodo, esattamente come questi qua. Okay? Questo è un nodo che abbiamo messo in mano alla biologa e abbiamo rilevato quanto lei era vicino a ognuno di questi. Quindi loro sono andati in Ecuador, giusto? Per fare una prova nell'ambiente, nel bosco, diciamo così, foresta, così. E abbiamo messo, loro hanno messo, perché erano senza di noi tecnologica, dal lato tecnologico, hanno messo loro questi nella zona dove erano. E poi sono andati in giro con questi, hanno raccolto un sacco di informazione. Da questa informazione abbiamo più o meno indovinato le tracce che hanno fatto intorno ai nodi che hanno messo per terra. Per esempio, questa è un'applicazione che abbiamo fatto in Canada. È importante vedere in questa immagine che abbiamo sia il collare sui cervi, in questo caso il cervo dalla coda bianca, sia una stazione fissa che è un po' il nostro punto di riferimento, il nostro punto di vista nell'ambiente. A volte è molto importante capire se gli animali si avvicinano o meno a dei punti fissi. Se ci pensate, anche qui possiamo fare un parallelo con gli uomini, è un po' come quando i supermercati vogliono sapere se andiamo o meno a comprare un certo tipo di pasta e a quale livello delle scansie dell'espositore, no? Ecco, anche per noi è importante capire se gli animali vanno ad esempio ai punti di nutrizione, ai punti in cui è disponibile acqua o se attraversano le strade in punti pericolosi. Allora, quello che noi facciamo è mettere uno di questi nodi fisso in alcuni punti e poi lo montiamo sul collare dell'animale. Quindi abbiamo un nodo mobile, che è quello sull'animale, lo chiamiamo nodo, questa scheda la chiamiamo nodo, mobile sull'animale, e uno invece fisso nell'ambiente. Allora, quello che adesso noi vogliamo fare con voi è provare questo. Abbiamo bisogno di 4 tra di voi che sono volontari per fare questo esperimento, quindi che vogliono portare i nodi mobili. Chiederemo aiuto di Federico e Davide, anche loro un biologo e un informatico scienze di comunicazione. Prego, dai ragazzini, venite che vi divertite, niente timore, dai, è divertente. Dai, avanti, perfetto, benissimo. Fate il giro così non siamo sicuri che non succede niente allo schermo. Dai, è divertente, t'assicuro. È facile, ci sono anche i premi, dai. Vai, ok. Come vi chiamate? Sofia. Stella. Perfetto, benissimo. Allora, adesso vedete un attimo come funziona appunto questa tecnologia. Ci serve ancora un volontario, uno soltanto. Non so perché sto guardando di là da quella parte. Vai, vieni. Come ti chiami? Federico. Come me, perfetto. Dai, facciamo squadra insieme. Vieni qua. Allora, il modo in cui funziona, dai l'ultimo nodo, Davide, è una vera e propria caccia al tesoro. Va girato? Perfetto. Una vera e propria caccia al tesoro. Quindi loro dovranno cacciare le risorse oppure le altre specie che fanno parte del loro gruppo oppure che sono in competizione. E è un po' come se fossero gli animali a cui è stato messo il collare. Invece lo portano in mano perché diciamo che ci aiutiamo un po' in questo caso.
Ad ogni squadra assegneremo una prima busta che contiene il primo animale da cui andare. Dove sono gli animali da cui andare? Se i ragazzi aguzzano gli occhi, vedono che ci sono delle immagini di animali ai lati di questo capannone. Se poi hanno qualche difficoltà, possono chiederci aiuto. Quello che faranno sarà andare dall'animale, no? Perché dentro questa busta ci sarà la foto di un animale, ognuno andrà da un animale diverso, ok? Quindi ognuno partirà con un animale diverso. Quando arriva alla cesta di questo animale, troverà l'animale, troverà qualcosa che questo animale ha lasciato, ad esempio un'impronta, ad esempio una traccia di utilizzo delle risorse, e una domanda a cui rispondere. È una domanda molto semplice. Se avrete bisogno di aiuto potete chiedere a qualcuno presente nel pubblico che vi può aiutare. Con la risposta a questa domanda tornate da noi e se la risposta è giusta vediamo la seconda busta e così via. Completate la vostra caccia al tesoro quando siete stati da tutti gli animali, ok? Siete pronti tutti anche voi del pubblico per seguire questa caccia al tesoro? Benissimo, allora possiamo assegnare le buste e partire. Aspetta che diamo i numeri, quindi richiediamo i nomi, quindi la squadra 1. Squadra A. Ok, squadra A. Squadra C. Squadra D. E squadra B. Quindi il tuo numero è la D, la tua lettera, scusami, la tua è la B, la tua è la A e la tua è la C. Perfetto. Aprite pure. È la A, vero? B. Noi abbiamo la D. Sì, sì, il primo numero, perfetto. Capriolo. Questo è un lupo? Perfetto, cerca il lupo e vai dal lupo. Aspetta, li avete accesi? Un attimo, aspetta. Li avete accesi tutti? Tutto a posto? Aspetta, aspetta un secondo. C'è questo piccolo dettaglio che dobbiamo fare partire il collare. Ok, loro vedono che nel momento in cui lo accendiamo, vediamo, il nodo comincia a fare una lucina azzurra. Quando fa la lucina azzurra potete partire, tenetelo sempre nella stessa posizione. Ok? Perfetto, tu che cos'hai? Il lupo, vieni, andiamo dal lupo. Trovato? Ok, dai, cerchiamo. Mi dai pure questo, che sennò... Perfetto. Prova a vedere se c'è l'istruzione. Ok. Allora, vediamo un po'. C'è una zampa? Lo misuriamo? Sì. Non avevo quello del lupo. 4, direi, quindi moltiplichiamo per 2, 5, ok, 10, perfetto, benissimo, torniamo, lascia lì l'istruzione perché la devono leggere anche gli altri, perfetto, ok, il lupo sta tornando, è tornato anche il capriolo. Ok. Tu hai la lettera B, giusto? Ognuno di noi ha il suo. Sì, sì, non volevo essere sicura. Vai. Ok, vai, apri. Qui abbiamo uno scoiattolo. Qui abbiamo il tasso, benissimo, andiamo a cercare il tasso. Andiamo, eccolo là. C'è? Ecco il tasso, cerchiamo anche in questo caso l'istruzione. Quanto sono lunghe le unghie del tasso? Ok, abbiamo anche il... Perfetto, queste sono tutte impronte di tasso. Questi sono i pollici, devi usare questo. 2 centimetri almeno, benissimo, perfetto. Dai, abbiamo già finito,
Un attimo che arrivino tutti. Chi ci manca? Ci manca il lupo. Abbiamo misurato? Ok, hanno trovato. Pronti con la terza busta? Vai. Capriolo. Andiamo dal capriolo. Anche in questo caso ci avviciniamo, cerchiamo un'istruzione. Ok, in questo caso è se la zampa del capriolo assomiglia a un piede umano. Qui abbiamo delle impronte. Direi di no, vero? Sono due grandi unghione. Vediamo? Ok, perfetto. Abbiamo trovato che no. Lasciamo e possiamo tornare. Le domande che i ragazzi hanno trovato riguardano dei segni, per esempio quanto... non le riveliamo perché devono ancora scoprirle tutti. Pronti con l'ultima? Perfetto. Lo scoiattolo. Tasso, lupo, capriolo. Andiamo. Ecco lo scoiattolo. Vediamo se c'è la domanda. Ecco, tienila bene. Ha mangiato lo scoiattolo? Allora, vediamo. Prova un po'. Allora, vedi che ci sono alcune pigne che ha mangiato e alcune che non ha mangiato, vedi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto, benissimo. Giusto? 3, 6, 9. 9 pigne ha mangiato, benissimo. Aspetta che le portiamo che così... Anzi, adesso dico, agli assistenti... Portate le cassette sul palco, così facciamo vedere cosa hanno trovato i bambini, i ragazzi. Ok. Sì. Eh? Cosa è successo? Ah, sì, sì. Beh, ma si trova... sì. Si vedrà? Ok, allora rapidamente vediamo cosa hanno trovato. Io mi chiudo gli occhi e io indovino chi la... Sì, sì, allora cosa avete trovato nelle cassette? Vediamo, per esempio in questo caso c'era il tasso, cosa c'era? Cosa c'era? C'era da indovinare quanto era lunga l'unghia del tasso. Ecco, c'erano delle impronte di tasso. Vedete, nell'argilla, e bisognava indovinare quanto erano lunghe le unghie. Oppure, per il capriolo? Bisognava vedere se le zampe del capriolo erano simili al piede umano. Se erano simili al piede umano. E abbiamo visto che non lo sono affatto perché sono due grandi unghioni, non si appoggiano come gli uomini sul piede. Poi abbiamo visto il lupo. Cosa c'era? Nel lupo c'erano anche là le zampe per vedere quanto era lungo. Lunghe. Okay. E infine per lo scoiattolo. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto quante pigne ha mangiato lo scoiattolo. Quante pigne ha mangiato, e non era così banale perché c'erano pigne che non ha mangiato e pigne che invece ha mangiato, quindi era un po' più complicato del previsto. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno risposto a tutte le domande e si sono comportati da veri diciamo, abitanti del bosco smart.
Ora vogliamo vedere il risultato di questa loro ricerca, di questa loro caccia al tesoro. Vediamo un po'. Ci sarà qualche imprevisto dalla diretta sicuramente. Dopo averlo provato ogni volta. Sì, come sempre. Oh, solo il nodo rosso sta funzionando. Questo, ok. Non lo so. Gli altri non hanno scaricato? Come succede sempre, quando uno fa un demo live non funziona mai. E infatti non ha funzionato tutto, ha funzionato un quarto di cosa doveva funzionare. E mentre loro cercano di fare, di provare con un altro, io vi faccio vedere qua che noi abbiamo fatto un ancora rosso, che era quello del scoiattolo, che era in quell'angolo lì. Da questo possiamo solo vedere che questa persona che aveva questo nodo è andato vicino lo scoiattolo in quel momento. Normalmente quello che possiamo vedere è un avvicinamento qua, un altro qua, uno su ogni diverso nodo. Però gli altri ovviamente non hanno funzionato oggi come succede sempre. Quindi proviamo con un altro nodo che aveva un altro bambino. E vediamo se ha funzionato. Quello che prendiamo in questo momento è il livello del segnale. Quando un bambino si è avvicinato al nodo, nell'angolo, il segnale è diventato più forte, quindi è andato su. Questo ovviamente è andato su prima al scoiattolo. Chi di voi è andato prima allo scoiattolo? Siamo noi. Quindi era il tuo, quello? Era il suo. Poi quello che dovevamo vedere è che noi siamo andati dai scoiattoli al lupo, quindi dovevamo avere questo picco vicino all'ancora 3 che era quello del lupo. Mi dispiace che non ha funzionato, è per farvi vedere che è un demo vero, che nel senso che può funzionare o anche no. Francesca, aiutami. Allora, quello che vediamo, anche se non hanno funzionato gli altri nodi, non importa, è il fatto che l'ordine, cioè quel picco che vedete nella ricezione, è diverso in ogni caso, cioè per ogni bambino. Perché? Perché ogni bambino ha avuto una sequenza diversa in cui si è avvicinato ai diversi animali. Allora, l'animale che ha funzionato senza problemi è lo scoiattolo, quindi quell'angolo in fondo. E vedete che quel picco si sposta, quindi nell'ordine abbiamo avuto la squadra A, giusto? Chi era la squadra A? Eri tu, infatti, in cui l'abbiamo visto prima, il picco era all'inizio. Poi abbiamo avuto la squadra D, che eri tu, esatto. Poi la squadra C, che era lui. E infine noi siamo andati per ultimi dallo scoiattolo, infatti poi l'abbiamo portato via. Quindi vediamo nell'ordine del picco quello che è il momento in cui ciascun nodo mobile, quindi ciascun animale della foresta, ciascun abitante della foresta, si è avvicinato a un punto rilevante. E questo lo possiamo vedere anche quando scarichiamo i dati, vediamo proprio l'alternarsi di quelli che sono gli utilizzi dell'ambiente. Ok? Si può vedere, ci sono due picchi diversi, si vedono. Ah, ok, vedete, abbiamo avvicinato le due immagini. Quindi riusciamo, vedete che in asse delle X, nell'asse orizzontale, avete il tempo che viene contato, non so se in secondi o in quale unità, in secondi. Vedete che il terzo gruppo, la squadra C, ha raggiunto lo scoiattolo ai 200, mentre la squadra dopo, quindi la squadra B, sì ho visto, è intorno ai 250, ok? La stessa cosa avrebbe dovuto succedere con gli altri nodi, ma insomma, avete capito com'è, funziona. Perfetto. Allora, facciamo soltanto un paio di... Ok? Ma mi sa che se le prendono tutti, no? Ok, allora mentre distribuiamo, diciamo, i doni ai ragazzi e ringraziamo per averci aiutati, giusto, li ringraziamo. Grazie mille. Vai Fede, occupati tu di questa cosa. Facciamo un paio di considerazioni finali. Aspetta.
Ecco, allora innanzitutto riassumo in questa slide quello che è successo. Vedete, avevamo gli animali ai quattro angoli e ogni squadra ha visitato un animale in maniera successiva e noi abbiamo seguito il rosso, abbiamo seguito lo scoiattolo e abbiamo visto l'andamento dei diversi picchi. Perché non è venuto? Ok, allora una conclusione finale. Il fatto di avere WildScope, quindi di avere della tecnologia non soltanto nelle smart city ma anche negli smart wood, quindi nei boschi smart, è realizzato grazie a una tecnologia che mette insieme sensori fissi e sensori mobili, in cui il movimento animale non solo viene studiato ma è una vera e propria componente dinamica che ci permette di conoscere meglio il sistema. Quindi in sostanza noi possiamo non solo studiare il movimento animale ma anche il bosco e il suo utilizzo in maniera molto più smart. In questo modo possiamo integrarci meglio come specie umana con il bosco stesso, conoscerlo meglio, rispettarlo e renderlo quindi parte integrante del nostro modo di vita. Grazie mille per l'attenzione, alla prossima. Abbiamo un booth lì nell'angolo se volete venire a visitarci ed avere qualche dettaglio ulteriore. Grazie ancora.